Eder. Mech. Pallister. Oggi 16 marzo sono venuto in questura. Come ho accennato poc'anzi al telefono, ho trovato all'interno di un cassettone del mobile della cucina di colore bianco 3 rotoli di corda in canapa ed uno spezzone arrotolato su se stesso del medesimo tipo. Li ho trovati venerdì scorso. La sera di quel giorno era prevista la diretta su Quarto Grado ed avevo ospite in casa la troupe televisiva. Nel frattempo che la troupe stava montando le apparecchiature in soggiorno, io e la giornalista Chiara siamo rimasti in cucina a chiacchierare. Servendomi una penna per scrivere degli appunti, ho aperto uno dei cassetti perché sapevo che al suo interno c'era una penna. Aprendo il cassetto, sia io che Chiara, abbiamo notato che al suo interno c'erano dei gomitoli di spago di varie misure. Preciso che non erano subito a vista ma erano coperti da un qualcosa che ora non ricordo. Spostando quel qualcosa, ho notato che c'erano i gomitoli di spago. Del posto dove sono stati trovati gli spaghi ho fatto anche delle foto che vi consegno. Quando ho trovato lo spago, era presente anche Chiara, quando ho aperto il cassetto c'era anche lei. Non saprei chi ha notato lo spago per primo. Chiara ha detto che questi spaghi potevano essere come quelli del cordino di Liliana, ma io ho risposto che la polizia era venuta 3 volte e, evidentemente, non li aveva presi in considerazione. Poi siamo andati in trasmissione. Non ho avvisato subito la polizia del ritrovamento perché per me erano degli spaghi che non c'entravano nulla, erano degli spaghi in casa e niente più, che erano lì da almeno 10 anni. Io sapevo che ci fossero là questi da almeno 10 anni, anzi preciso che sapevo dell'esistenza di questi spaghi ma non sapevo che erano lì. L'8 marzo alla precisa domanda se custodissi rotoli o pezzi di cordino in casa, ho risposto negativamente perché per me erano spaghi e non cordino. Io intendo per cordino qualcosa di più grosso, una corda. Come detto poc'anzi sapevo dell'esistenza dei spaghi ma non sapevo di preciso dove fossero. Li usavo ancora al tempo in cui andavamo in Costa dei Barbari al mare, li usavamo per tendere un telo e fare ombra. Non ricordo perché, al telefono, vi ho riferito di voler portare in questura solo lo spago più grosso e non anche quello più fino. Sono venuto a dirvelo solo oggi perché oggi ho parlato con Chiara e lei mi ha detto di aver parlato con il mio avvocato riferendogli che avevamo trovato questi spaghi. Lui le ha detto di portare il tutto alla polizia. La telefonata senza risposta che Sebastiano ha fatto ad un agente il 15 dicembre alle ore 15.
Agente che poi alle 15:15 è andato a casa sua per un sopralluogo informale ed in cui viene decantata l'ospitalità e l'ordine in casa, Sebastiano l'ha fatta con il Samsung di Liliana. Per le sue modalità, per il modo in cui è stato trovato il cadavere, nei sacchi, in quel luogo, non si può escludere perché tutto è possibile, però sembra una cosa altamente improbabile, molto insolita. Poi il sacchetto che non era stretto al collo, non ha lasciato segni. Anche il perito del PM ha scritto che è una modalità infrequente. Per quanto riguarda la data della morte, è stata collocata a 2-3 giorni prima del ritrovamento. Io concordo sulla assenza di segni lesivi che abbiano potuto causare la morte, ma non concordo con la data del decesso. La data del decesso, va detto, è stata stabilita sulla base di dati anatomopatologici che hanno orientato in questo senso, e sono dati corretti, però si scontrano con i dati circostanziali. I dati circostanziali sono quelli relativi all'assunzione del cibo, all'assunzione di farmaci, all'assunzione di integratori, alla depilazione, all'abbigliamento, dati che i colleghi non hanno considerato come di primaria importanza, anche perché probabilmente a loro non noti, perché sono dati investigativi che sono stati in parte diffusi, in parte no, ma che da quello che è emerso sembrano essere questi, da varie testimonianze risultano. Nel caso della morte al 14 dicembre, però, bisognerebbe constatare la incredibile perfetta conservazione del corpo. È plausibile ciò? I dati medico-legali anatomopatologici normali, tra virgolette, direbbero di no, però dobbiamo porci una domanda sulla validità di questi dati. La scienza, la medicina hanno dei limiti. Possiamo valorizzare i dati relativi a una lesività esterna, che secondo me esiste ed è stata riscontrata e che si è trovata a livello del volto e nella perizia è descritta. Quindi la mia tesi è questa: poiché mancano segni di lesività mortale, ma ci sono segni di percosse, è possibile che ci sia stato un alterco, una discussione, che la donna sia stata colpita e che poi sia deceduta a seguito di un malore. Per chi ancora avesse dubbi sulla composizione dell'egregio studio laboratorio di via Donadoni, ricordiamo che ci sono 3 intercapedini. Nella più esterna il telefono prenderebbe abbastanza bene. Nella seconda intercapedina invece il segnale comincerebbe a scendere e ogni tanto potrebbe vedere qualche disconnessione. Nella terza intercapedine di Sebastiano, quella dove lui lavora i coltelli, secondo Sebastiano si verificherebbero delle disconnessioni della durata di ore. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.